Un'economia basata sui dati e su nuove tecnologie come la robotica, l'intelligenza artificiale e l'IoT richiede nuove competenze. I nuovi profili professionali devono promuovere e accompagnare una riqualificazione innovativa delle filiere produttive e sostenere le sfide tecnologiche presentate oggi dal mercato. Per questa ragione, la Regione Calabria ha avviato un percorso di valorizzazione dei giovani talenti del territorio attraverso il rafforzamento delle competenze digitali. La misura regionale prevede percorsi formativi sulle specifiche figure professionali incluse nel repertorio regionale delle qualificazioni e delle competenze. Si fa riferimento ai settori con maggiori prospettive di crescita: blue economy, green economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, ICT, valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale. L'iniziativa regionale include anche i servizi per il lavoro. I servizi a disposizione sono accoglienza, informazione e accesso ai servizi, accoglienza e informazioni per datori di lavoro, orientamento specialistico e individualizzato, accompagnamento verso la crescita delle competenze, accompagnamento verso l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità e accompagnamento al lavoro. La misura è finanziata dal Programma di Azione e Coesione Regione Calabria 2014-2020, asse prioritario 8, promozione dell'occupazione sostenibile e di qualità. Complessivamente, le risorse disponibili sono 8 milioni di euro, così suddivisi: 4 milioni di euro per la prima edizione dei percorsi formativi e per i servizi per il lavoro e altri 4 milioni di euro per il finanziamento della seconda edizione dei percorsi formativi e dei servizi per il lavoro. I destinatari sono i disoccupati under 36 calabresi che abbiano ottenuto dai centri per l'impiego l'attribuzione di una delle quattro classi di svantaggio e che siano in possesso di un titolo di istruzione di secondo grado oppure almeno 3-5 anni di esperienza lavorativa nell'attività professionale di riferimento. Possono erogare i corsi di formazione costituendosi in forma associata temporanea di scopo università o singoli dipartimenti universitari, organismi di formazione, imprese operanti nei settori collegati alle figure professionali previste dai corsi di formazione, operatori accreditati. Il primo percorso formativo partirà a dicembre 2019. Il progetto Competenze Digitali della Regione Calabria mira dunque ad aumentare la diffusione di una cultura digitale, ad aumentare il coinvolgimento delle aziende nei percorsi di formazione, a ridurre il mismatch tra le competenze richieste dal mercato del lavoro e quelle offerte dai curriculum scolastici e universitari, limitando la separazione tra i processi di istruzione e formazione e il sistema delle imprese, a rafforzare infine la qualità e l'efficacia dell'offerta formativa attraverso lo sviluppo di azioni di valutazione delle performance in termini di esiti formativi e occupazione. In conclusione, l'evoluzione verso modelli sempre più connessi ed ecosistemi integrati ha bisogno che gli attori e gli stakeholder del territorio collaborino per promuovere e sostenere la crescita attraverso lo sviluppo delle persone e delle competenze sia tecnico-specialistiche che di natura soft e comportamentale. È proprio in questo contesto che si inserisce il progetto Competenze Digitali della Regione Calabria per lo sviluppo e la crescita dell'occupazione e il benessere del territorio.